Su questo ridente angolo del Mediterraneo sorgeva una delle strutture più grandi del pianeta. Servirono 11 lunghi anni per costruire la prima acquapolis del mondo, la città galleggiante di Terra Grigia. Una metropoli sostenibile, alimentata da un'enorme matrice energia solare e dotata delle più avanzate tecnologie ecologiche. Prima di allora non era mai stata utilizzata l'energia solare per alimentare un'intera città. Ma nel 2004, Veltro, un gruppo contrario allo sviluppo della città, la colpì con un attacco bioterroristico. Rilasciarono un virus e numerose creature, vere e proprie armi biologiche. Queste creature vagarono incontrollate per la città isolata, diffondendo l'infezione tra gli abitanti. Alla FBC, la massima organizzazione anti-bioterrorismo del mondo, operante sotto l'egida degli Stati Uniti, venne affidato il compito di contenere l'attacco. La BSAA, una ONG del tutto indipendente impegnata nella difficilissima lotta al bioterrorismo, affiancò la FBC come osservatrice. Vista l'esigenza di un intervento deciso immediato, il quartier generale locale diede ordine di rivolgere la matrice a energia solare contro la città. Il caos e la distruzione che seguirono passarono alla storia come il panico di Terra Grigia. Dopo l'incidente, la FBC annunciò di aver smantellato con successo il gruppo terroristico chiamato Veltro. Siamo ormai nel 2005. È passato quasi un anno dal panico. Ma, come potete vedere, la città perduta di Terra Grigia è ancora inaccessibile. Simbolo potente e silenzioso della minaccia del bioterrorismo per tutti i popoli del mondo. Ah, eccovi qui voi due. O'Brien, lei non è il tipo che scende in campo. Beh, il dottore mi ha detto di fare esercizio. Immagino sappiate entrambi che la FBC ha isolato l'intera zona. Ma nelle ultime settimane diverse carcasse misteriose si sono arenate sulla spiaggia. Suppongo che la FBC non abbia potuto coprire un tale casino. Chiunque sappia quello che è successo qui farà 2 più 2. Ed è per questo che ho deciso di mandare a indagare la BSAA. Avete recuperato le nuove attrezzature da quinta? Alla Genesis o roba così? Ho detto bene? Non ti sei sprecato a leggere il manuale, vero? No, ma l'ho portato con me. Metti che... Sbrigati a leggerlo. Oh, ti servirà nel corso della missione. Sì, sì, lo farò.
Che roba. Stai attenta. Non temere, non è la prima volta. Ho trovato qualcosa. Una mutazione artificiale dimostrerebbe un legame. Farò eseguire qualche test. Voi continuate con l'indagine. Tut 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 t
Bene, datemi lì al più presto.
Eccovi, bel lavoro. Non c'è alcun dubbio. I cadaveri mostrano tracce di infezione virale. E scommetto che non è un caso che abbiano superato il blocco della FBC. Beh, abbiamo fatto il possibile. Ora aspettiamo che il quartiere generale ci mandi i risultati. È la linea di emergenza. Sì, sono io. Cosa? Sì, va bene. Procedo subito. Dovremo accelerare le cose. A partire da ora. Bene, allora provvedo. Jill, Parker, il caso è ancora vostro. Che è successo? Abbiamo perso i contatti con Chris e Jessica. Quando? Come? Non ne siamo certi. Ho inviato le ultime coordinate conosciute sui terminali. Il segnale si è perso sull'oceano. Pensavo dessero la caccia alla Veltro sulle montagne. Ma data la loro posizione, devono essere... su una nave. Io torno al QG. Trovateli e portateli in salvo. Voi sarete i miei occhi là fuori. Sì, signore. Pensi che siano arrivati Chris e Jessica? Spero di no. Non sto dicendo che Chris sia morto. Ok, allora cerchiamo di trovarlo. Ok.
Thank you.
Dobbiamo aiutare Chris. Chris! Che diavolo è? Oh, magnifico! Merda! È una trappola! Conosca la verità, signorina Valentine.